Ehi, tu, sì, proprio tu, hai mai pensato di giocare a Dungeons & Dragons, ma ci sono troppi numeri ed è troppo complicato? Troppi numeri! Beh, in realtà non mi servono per leggere, io vedo benissimo. E il foglio è bianco. Non dovevo dirla sta cosa, non dovevo dirla. Non dovevo dirla. Scusa, oppure sei un veterano del gioco di ruolo che ha sempre sognato un sistema per far partite in maniera rapida e veloce, senza andare a spiegare troppe regole ai nuovi giocatori. Vorrei proprio qualcosa di semplice da giocare e da spiegare. Beh, allora ho la soluzione per voi. Questa soluzione si chiama Tricube Tales. Oggi ti farò scoprire un gioco di ruolo, un sistema, per meglio dire, di gioco di ruolo, che risolverà tutti i tuoi problemi, che tu sia un veterano, esperto del gioco di ruolo, oppure un neofita alle prime armi. Seguimi in questo video perché ogni pezzo è studiato appositamente ed è stato riassunto al massimo per poterti permettere di partire subito. Non appena finirai di vedere questo video, potrai partire e giocare di ruolo. Ma Graziano, come si gioca tra i Cube Tales? Grazie per avermelo chiesto. I materiali che ti occorreranno sono pochissimi. Tre dadi da 6, un bel foglio, questo è già troppo grande, cioè puoi farlo. Anche un fogliettino, va benissimo, e una penna. E ovviamente dei giocatori e un master. Sì. Tutto qua. Ovviamente. Adesso arriviamo alla parte forte. Le regole, che sono brevi, ma molto intense. Iniziamo dalla creazione del personaggio. Niente di più semplice. Prendere una penna, un bel foglio e scriverci su un paio di cosette. Iniziate col scegliere il tratto distintivo del vostro personaggio, che può essere forte, agile o intelligente. Dopodiché, dopo aver scelto, iniziate a pensare ad una frase che potrete accostarvi a fianco, che descriva molto, molto, molto brevemente, l'identità del vostro personaggio. Più è breve questa frase, concisa e piena di informazioni, meglio sarà. Per darvi un esempio, si può fare il forte cavaliere dall'armatura scintillante di Gutenberg. Forte è il tratto distintivo e il cavaliere dall'armatura scintillante di Gutenberg è la parte che descrive in tutto e per tutto il vostro personaggio. L'insieme di queste due cose forma l'archetipo. Questo archetipo è la parte fondamentale su cui si basa tutto il sistema di gioco di Tricube Tales. Adesso scegliete un tratto positivo e un tratto negativo del vostro personaggio. I tratti positivi possono essere un equipaggiamento particolare che avete indosso oppure un tratto caratteriale che vi piace particolarmente. Alcuni esempi potrebbero essere la spada magica, l'armatura indistruttibile, piuttosto che anche, appunto, come dicevo, un segno caratteriale particolarmente determinato. Per il tratto negativo è abbastanza autoesplicativo. Prendete un tratto negativo che affligge il vostro personaggio, per esempio un giocatore d'azzardo. Infine, sulla vostra scheda segnate tre punti karma, tre punti resolve, che vi spiegherò più tardi a cosa servono. Ora veniamo alla parte succosa del sistema di gioco, le sfide. Le sfide sono semplicemente ostacoli che i vostri personaggi dovranno superare. Andovi un esempio molto pratico, alcuni personaggi devono saltare un fossato. Il master deciderà la difficoltà, che può variare tra 4, semplice, 5, media e 6, difficile. Ogni personaggio tirerà da 1 a 3 dadi da 6 a seconda dell'archetipo, che poi vi spiegherò nel dettaglio. Se uno o più dadi hanno superato la prova, quindi per esempio hanno tirato 3 dadi, 3, 5 e 6, la difficoltà era 5, avete superato la prova, perché almeno uno di questi 3 dadi è superiore o uguale a 5. In Tricube Tales, andando nello specifico, si hanno quattro tipi di risultati: il successo critico, il successo, il fallimento e il fallimento critico. Il successo critico si ha quando due o più dadi superano la prova, il successo si ha quando un solo dado, almeno un solo dado, supera la prova, il fallimento si ha quando non si supera la prova, quindi nessuno dei dadi supera la prova, e il fallimento critico si ha quando tutti i dadi hanno uno come loro valore. Ok, però come faccio a sapere quanti dadi devo tirare? Ecco, questa è una domanda interessante, adesso ve lo spiego. In realtà è abbastanza semplice. Vi ricordate all'inizio della creazione del personaggio, quando vi ho chiesto di scegliere un tratto caratteristico del vostro personaggio? Se abile, quindi se agile, forte o intelligente? Ecco, se un personaggio è forte, per spingere una roccia sarà naturalmente avvantaggiato rispetto a un personaggio intelligente. Tradotto in termini di dadi, un personaggio forte, per spingere una roccia, tirerà 3 dadi da 6. Per invece scalare una montagna, tirerà 2 di 6.
Se invece deve cercare di aprire un lucchetto, tirerà un D6. Quindi man mano che qualcosa diventa molto più specifico e molto più separato dal suo tipo di prestazione naturale, più sarà difficile la prova. Quindi in questo caso si tireranno meno dadi da 6, fino a un limite di 1. Facendo un altro esempio, un mago molto molto intelligente tirerà un dado da 6 per tirare una sciata a 1, due dadi da 6 per cercare di sgattaiolare via inosservato e tre dadi da 6 per lanciare magie. Oh, i combattimenti. Questa parte è molto, 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 molto semplice. Avete presente le sfide? È la stessa identica cosa, con un piccolo cambiamento nel programma. Ovvero, è tutta narrativa. L'iniziativa si gestisce attraverso la narrazione. Ovviamente, se un gruppo viene sorpreso da un gruppo di nemici, i gruppi di nemici agiranno per primi. Se invece siete voi a sorprendere i nemici, sarete voi ad accedere per primo alla lotta. La cosa molto particolare di Tri Cube Tales è che saranno sempre i giocatori a tirare i dadi. Un goblin lancia una freccia al vostro personaggio, voi tirate 3 dadi da 6, se siete di tipo agile, per schivare quella freccia. Se superate la prova con difficoltà 4, non avrete problemi e quindi la freccia vi sfiorerà appena. Adesso è il vostro turno di colpire, quindi tirate 3 dadi da 6 per lanciare un coltello da lancio verso la direzione del goblin e vedere se lo colpite. La prova è di difficoltà 5, se tirate 3 dadi e superate la prova, il goblin sarà colpito. Quindi di fatto il combattimento è per lo più una questione di narrativa. A livello di tiro di dadi non sono altro che un susseguirsi di sfide. Siamo giunti finalmente ai punti karma. Cosa sono i punti karma? È molto semplice, di fatto sono dei token che vi serviranno in due occasioni. La prima occasione è abbassare di un grado sfida la difficoltà della sfida, appunto. Facciamo un esempio pratico: se io devo saltare un burrone, la difficoltà è 5, però io ho fatto con i dadi solamente 3, 2 e 4. In questo caso, dopo aver tirato, io posso decidere di utilizzare un punto karma per far sì che la fortuna mi assista e mi faccia comunque superare la prova, passando di un grado il livello sfida, portandolo da 5 a 4 e superando quindi la sfida. La seconda occasione in cui tu potresti voler utilizzare il punto karma è se hai un'abilità particolare, un tratto positivo, che ti permetta di saltare una sfida. Esempio, il mio personaggio ha le ali, non ha bisogno di scalare una montagna, allora utilizza un punto karma per far sì che con il volo raggiunga la cima della montagna, senza dover tirare. Sì, ok, però se finisco i punti karma, non ti preoccupare che mo te spiego. Se si finiscono i punti karma o semplicemente si vogliono recuperare, piccola parentesi, non si possono mai superare i 3 punti karma, quindi non sono cumulativi, si può fare in due modi. Il primo è dichiarando al master, prima di effettuare un tiro, di utilizzare il proprio tratto negativo, aumentando così la sfida di un grado. Quindi vuol dire che se io sono un giocatore d'azzardo come mio tratto negativo e voglio provare a scommettere, ovviamente la mia scommessa sarà decisamente fuori di testa. E quindi, utilizzando il mio tratto negativo, la difficoltà, che normalmente è 5, sale a 6 e io recupero un punto karma. Se poi riesco a superare la prova con la difficoltà aggiuntiva che io ho imposto grazie al mio tratto negativo, allora recupero un altro punto karma, oppure un punto resolve in casi molto particolari. Il secondo modo per riuscire a recuperare tutti i tuoi punti karma è molto semplice: aspettare la fine della sessione, perché alla fine di ogni sessione i punti karma vengono automaticamente resettati. Visto che abbiamo parlato dei punti karma, perché non parlare dei punti resolve? I punti resolve non sono altro che dei token che rappresentano la vostra tenacia, determinazione, salute mentale, salute fisica. Sono semplicemente dei token che permettono al master di capire quante volte potete fallire una prova, una sfida o un combattimento prima di venire atterrati. Piccola parentesi, una volta che abbiamo finito i punti resolve, in realtà non siete per forza morti come personaggi. Potete semplicemente essere svenuti, scappare dalla scena per paura o qualsiasi altra motivazione che vi metta fuori gioco per un po', almeno fino alla fine della vostra scena. Questo ovviamente a discrezione del master o del narratore. Oh, siamo arrivati alla fine di questo video. Ovviamente questa è una guida introduttiva plug and play molto 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 riassunta per far sì che vi possa dare e trasmettere tutte le conoscenze tecniche necessarie, minime, indispensabili per giocare da subito. Quindi potete chiudere questo video non appena finito e iniziare a giocare. Ovviamente vi consiglio caldamente di andare ad acquistare il manuale completo per potervelo sfogliare in tutta tranquillità e andare a spulciarvi quelle regole molto 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 specifiche. Il manuale lo trovate su DriveThruRPG a $5 e se mettete il mio codice sconto Graziano Narratore Fantastico avete lo 0% di sconto solo per oggi e avrete anche la mia immensa gratitudine.
sono simpatico. No, ok, ragazzi, ascoltatemi un attimo. Questo manuale è fantastico, cioè è piccolo, è versione pocket, e ha una ventina di pagine di puro testo, e il resto sono solamente immagini. Ve lo mangerete come se fosse niente. E costa solamente $5. Poi, se volete essere il massimo della tirchiaggine, si può addirittura scaricare la preview, che è una preview completa del manuale in PDF. Questo è un sistema di gioco eccezionale, minimalista, super facile da capire, super facile da spiegare e super facile da giocare, ed è molto molto impostato sulla narrativa, quindi davvero vi prego sinceramente di supportare il creatore, perché è davvero magnifico. Grazie mille per aver seguito questo video fino alla fine, e vi incoraggio nuovamente di andare su DriveThruRPG per scaricarvi questo incredibile manuale o per comprarlo. Per tutti quelli rimasti fino alla fine, c'è una piccola gemma per voi. Lo stesso creatore del sistema di gioco Tricube Tales ha creato dei moduli che potete scaricare o acquistare a pochissimi centesimi, che vi creano delle ambientazioni da zero che potete giocare con i vostri amici o addirittura da soli. Sì, avete capito bene, da soli. C'è una scheda specifica che vi insegna a giocare in solo RPG, in solo GDR, che detta così suona malissimo, ma vi posso assicurare che è una figata, e ve lo dimostrerò col prossimo video. Quindi guardate i prossimi video, scrivetevi, mettete mi piace, campanellina e codice fiscale nei commenti. Scherzo, non lo fate. Grazie ancora per essere stati qui con me, e noi ci vediamo al prossimo video. Benvenuti, io sono il vostro narratore, grazie per essere qui, oggi leggiamo gli oroscopi, a posto così, oggi è il segno della lepre.